La colazione non è semplicemente il primo pasto della giornata. È un mondo di proposte dolci e salate che raccontano culture diverse e può essere molto stimolante per la creatività di uno chef. Io, che di colazione me ne intendo, qualche giorno fa mi sono incuriosito e ho cercato l'hashtag inglese breakfast. Ho scoperto che supera i 105 milioni di post e mi sono perso in un mosaico infinito di fotografie. Oggi la colazione la preparo io e sarà una colazione in puro stile barbieri. Farò un porridge con un chutney di frutta e un gioco d'uovo. State a guardare che roba! Per prima cosa preparo il chutney. Il chutney è semplicemente una marmellata di verdure e di frutta. Poi uno può mettere dentro quello che gli pare. Ho preso delle mele, del mango, pomodori verdi, delle albicocche. Uniamo il tutto. Aggiungo dello zucchero, della pectina per addensare. Mettiamo dell'aceto di lamponi, che meraviglia, l'aceto di lamponi a me piace un sacco, io ne berei anche così. Del lime, gli metto solo la scorza, lo pelo a vivo, poi taglio così, lo metto sul fuoco, deve sobbollire, mettiamo un foglio di carta da forno, così lei non si asciuga, lo zucchero non viene fuori, non va mai girata, il fuoco basso e via. Prepariamo le uova. Finiranno di nuovo tutte dentro nel guscio. Dobbiamo romperlo esattamente così. Quindi conservo i gusci. Allora, metto a bollire un po' di acqua, prendo dell'aceto, metto dentro, vado a sterilizzare i gusci perché ci serviranno poi per fare tutto l'impiattamento. Di solito le colazioni, quelle un po' più folli, mi succede spesso di farle quando viaggio per alberghi, mi piace scoprire cosa propongono gli chef per le colazioni, così. La colazione che amo è quella sempre alla minute, no? Quella che ti fanno al momento. Non amo troppo vedere questi mega buffet con le uova preparate alle 7 di mattina, tu arrivi giù alle 10, l'uovo è completamente verde. È bello farlo espresso. Ok, abbiamo sterilizzato i gusci. Prepariamo la strapazzata. Divido i tuorli, monto un po', prendo una pentola. Io metto un goccino di olio extravergine d'oliva perché sono degli ingredienti belli tosti, quindi meglio così ungere appena appena la pentola. Poi butto dentro il bianco. Devo sempre stracciarlo. Bene, adesso aggiungo un po' di crema di latte. Aggiungo subito le uova, faccio andare, bene, la strapazzata è pronta e la appoggiamo qua. Adesso preparo gli ingredienti che vanno nelle uova. Vado di salmone a brunoise. La colazione più buona che ho mangiato in vita mia è stata a Beirut. C'era racchiuso tutto quel mondo del breakfast inglese, delle colonizzazioni francese e addirittura tutto quello che è il mondo arabo. Una roba strepitosa. Dopo era pazzesco anche il conto finale, però va bene. Il salmone è pronto, gli appoggiamo vicino il caviale. Prima guarnizione fatta. Seconda guarnizione. Tagliamo due funghi, shiitake, così. Facciamo un piccolo ragù. Il chutney è quasi pronto, lo sposto qua. Un goccio di olio extravergine d'oliva. In una metto un po' di bacon, che deve diventare crispy. Qua ci mettiamo i funghi. Poi crema di latte. E facciamo una piccola fondutina di formaggio. Io ho messo del taleggio. E lo buttiamo qua dentro. Funghi pronti, il bacon è pronto, lo metto qui da una parte, salsiccia, la apro e la vado a passare qua dentro, in padella. Questa è una colazione perfetta per il fine settimana, perché sennò è un po' impegnativa. Allora la fondutina è pronta, meraviglia che profumo, faccio andare qua. Adesso aggiungo gli spinaci, così al volo. Facciamo andare.
Ok, e vado ad appoggiarla qua. Adesso non mi resta che preparare il porridge. Mettiamo i fiocchi di avena, aggiungo il latte, elisir di rose, aggiungo un po' di elisir di sambuco. Allora, gli elisir sono degli estratti di fiori, si fanno con lo sciroppo di zucchero. Dopo che hai fatto questo sciroppo a freddo, si mette un po' di acido citrico, si buttano dentro i fiori, si copre bene, si lasciano dalle 48 ore ai 2-3 mesi. Faccio una piccola guarnizione di pistacchi e la super colazione alla barbieri è quasi pronta. Siamo pronti per l'impiattamento. Questo lo lascio riposare un attimo qua. È arrivato il momento di comporre le mie uova. L'uovo strapassato mettiamo un po' dentro. Iniziamo con quella al salmone. Salmone, poi uovo. Andiamo, secondo uovo, salsiccia e spinaci. Il principio di questo gioco di uova è proprio questo, cioè il fatto che tu non sai dentro che cosa c'è. Molto carino e molto divertente, a me piace un sacco. Poi andiamo con quella ai funghi. Poi metto uovo. Poi prepariamo quella con la fonduta. Nelle uova con la fonduta, come guarnizione, va il pistacchio. La salsiccia va qua. Ok, il caviale va qua. Un po' di bacon e lo mettiamo qua. Bene, a questo punto le uova sono pronte, dobbiamo solo impiattarle, guarnizioni fatte. Adesso il porridge è prontissimo, vado a impiattarlo, che meraviglia. Porridge, qua. È proprio come un risotto, eh? Chutney, faccio una piccola quenelle. Poi possiamo mettere anche una spolverata di cacao, possiamo mettere quello che vogliamo. Io metto del miele. Le uova le mettiamo qua. Queste uova sono proprio la chicca perfetta per i social, belle, colorate, divertenti, giocose. Volevo sorprendervi con una colazione alla Barbieri, eccola qua. Porridge, chutney e gioco d'uovo. La mia proposta per una colazione ricca e giocosa.